is perhaps the most influential motorcycle movement the world has ever seen. Born in the streets of England in the 1950s, its culture still thrives around the globe. There will never be another motorcycle or rider quite like it. And yet, most of us have never heard of the Cafe Racer. Se per caso ti trovi a Londra e stai percorrendo la North Circular Road verso Southgate, probabilmente non noterai nessun paesaggio suggestivo e niente che potrebbe attirare la tua attenzione. Niente che potrebbe far pensare che là sorgeva un locale che ha fatto la storia delle due ruote. Questo locale si chiama Ace Café. Apre i battenti nel 1938 ed è aperto 24 ore su 24. All'inizio era soltanto un ritrovo per camionisti e gente insonne, ma dopo la Seconda Guerra Mondiale l'Ace Café diventa famoso tra i giovani londinesi che guidano grosse moto, ascoltano rock and roll, bevono, fumano e si vestono come Marlon Brando nel film Il Selvaggio. Dalla passione per le due ruote, il rock e le sfide su strada, nacque un vero e proprio movimento, i Tona Boys, spericolati, ribelli e spregiudicati sempre alla ricerca del brivido. Infatti, per dimostrare agli altri rocker quanto valevi, non bastavano le parole. Per essere un vero duro, avresti dovuto cimentarti nel giro dell'isolato in sella alla tua special a ritmo di rock, facendo partire un disco dal jukebox e fare il circuito prima che il disco finisse. With this coin, the chick sets in motion a wild motorcycle race. After a complete circle of the city, the racer who returns first before the record stops wins the right to seek the prize. The favors of the fair lady for a weekend. Se eri solo un motociclista della domenica, era meglio non passare davanti al locale in sella alla tua moto. Altrimenti avresti dovuto dimostrare di essere uno di loro e accettare la sfida, perché solo così quelli dell'Ace Café ti avrebbero lasciato andare via sulla tua moto e in alcuni casi sulle tue gambe. Lì comandavano i rocker. Finché sul finire degli anni 60 la favola finisce. Troppi figli e mariti restano a faccia in giù sull'asfalto per sempre. Il gioco è andato troppo oltre e il locale viene chiuso. Per poi riaprire nel 1995 diventando un simbolo, una meta di pellegrinaggio per gli appassionati dei tempi andati e motociclisti di ogni genere. Spinti forse anche dal desiderio di poter ammirare da vicino l'unica cosa rimasta di quei rocker e delle loro sfide. Le moto rimaste appese come cimeli e quelle moto si chiamavano Cafe Racer. Prima di tutto dovevano essere inglesi, con l'unica eccezione per le Ducati. Infatti, nonostante tutta l'ammirazione per i loro marchi, come Norton, BSA, Triumph e Vincent, le moto di Borgo Panigale erano le uniche straniere accettate. Ragazzi pieni di brillantina e giubbotti in pelle che venivano dalla classe operaia in un periodo in cui i soldi non avanzavano. Comprare una moto a quei tempi era già un gran sacrificio e modificarla diventava ancor più una spesa proibitiva. Quindi le modifiche se le facevano da soli in cantina, dove smontavano e rimontavano la propria moto con le mani sporche di grasso e gli amici intorno a dar consigli. Codino corto, selle tagliate a monoposto con tabella portanumero, alleggerite al punto tale che tutto quello che non era strettamente essenziale prendeva il lancio dalla moto. Ognuno le personalizzava in base ai propri gusti e alle proprie esigenze, creando dei veri e propri pezzi unici. Oggi la brillantina non va più di moda e dei leggendari marchi del Regno Unito è rimasta solo Triumph. I nostalgici oggi si contano sulle dita di una mano, ma la cultura Cafe Racer si è allargata a macchia d'olio. I ragazzi di oggi hanno voglia di moto genuine e aggressive allo stesso tempo. Possono trovarle nei listini del nuovo, costruirsele da soli, oppure orientarsi alla caccia di classici di 30 anni fa.
Parole d'ordine, eleganza, buon gusto e sportività, che come già detto possiamo trovare anche nel mercato del nuovo, che offre un'ampia gamma di modelli ad alto contenuto di caffeina. Dalla Triumph, Moto Guzzi, Borile Café Racer, per arrivare a quello che anche in passato era considerato nel mondo caffè un marchio di tutto rispetto. L'attenzione nel marchio di Borgo Panigale si è infatti focalizzata sul modello Scrambler, già sul mercato da circa 2 anni, rivisitato in stile Café Racer, ampliando così il brand.